Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte altre parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza le parabole non parlava loro, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. Oggi appunto riprendiamo quel cosiddetto tempo ordinario che avevamo già iniziato subito dopo l'Epifania e il battesimo di Gesù per qualche settimana iniziale, per poi cedere spazio appunto alla Quaresima, al tempo pasquale. Lo riprendiamo oggi e siamo all'undicesima domenica. Ne avevamo celebrate sei prima, dove sono le altre quattro? Ogni anno queste quattro di mezzo saltano perché coincidono con la Pentecoste, con la Trinità, col Corpus Domini e via dicendo. Quindi siamo con oggi all'undicesima domenica del tempo ordinario. Ho detto che ci accompagnerà fino alla seconda metà del mese di novembre, quando chiuderemo l'anno liturgico che stiamo celebrando con la solennità di Cristo Re dell'universo, e cederemo spazio a un nuovo anno liturgico partendo appunto con l'Avvento e via, e così dicendo. Allora, cosa ci ha offerto in questa undicesima domenica del tempo ordinario? Stiamo seguendo nell'anno B il Vangelo di Marco e siamo al capitolo quarto e quinto e seguenti, insomma. Quello che ci rimane un po' come risonanza delle letture che abbiamo ascoltato è una parola particolare, che è quella di crescita. Crescita, diremmo quasi spontanea, crescita in se stessa. In fondo il passaggio del Signore Gesù Cristo nella storia degli uomini è come quel passaggio di un contadino che sparge abbondantemente ad ampie mani il seme, che è la sua parola. Ecco, quello che succede dopo non dipende più semplicemente dal terreno o da chi la riceve, perché cresce da solo, che il contadino, che colui che ha ricevuto l'annuncio dorma, sia sveglio, si dia da fare, non si dia da fare, il seme cresce, cresce da solo. È sorprendente tutto questo, cresce da sé. Come? Non lo sa neanche il contadino, non lo sappiamo neanche noi che riceviamo il seme della parola del Signore, che è anche il seme del suo regno, quel regno di Dio che è venuto ad annunciare, annunciato abbondantemente, seminato nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita. Questo seme cresce. Come? Non lo sappiamo. È la grazia di Dio. Certo, con consapevolezza, dopo aver ascoltato questa parola del Signore, noi assumiamo atteggiamenti che favoriscono, che accolgono e favoriscono il crescere di questo seme.
nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita, appunto, e anche nella mente, nel cuore e nella vita di coloro che ci sono cari. Succede un po' come diceva anche la prima lettura da cui probabilmente Gesù stesso ha preso ispirazione. Quando il popolo ebraico era esule, era esiliato a Babilonia, per fortuna c'era la presenza di qualche profeta, in questo caso del profeta Ezechiele, che racconta che la storia in fondo, che la situazione degli uomini non dipende tanto dai potenti del momento. Lì era Babilonia che appariva come il cedro immenso, grandioso, dal quale però il Signore prende un ramoscello e lo trapianta nella terra di Israele, su un monte, su un alto monte che è Sion, che è Gerusalemme. E mentre quel cedro imponente pensava di essere eterno, in realtà viene abbattuto dal sopraggiungere di altri popoli più potenti, in quel caso lì saranno i persiani e poi i greci, gli ellenisti di Alessandro Magno e poi dei romani che si succedono uno dopo l'altro. Questo ramoscello staccato dal cedro a Babilonia e trapiantato a Gerusalemme, nella pienezza dei tempi diventerà un albero rigoglioso, un cedro maestoso, all'ombra del quale tutti i volatili in questo caso, come dell'Antico Testamento, stanno a simboleggiare tutti i popoli della terra. Sarebbero venuti ad appoggiarsi sui suoi rami all'ombra di questo cedro, di questa proposta di Dio che nel frattempo si è sviluppata e è diventata grande, come Gesù dice sempre nel Vangelo, il granellino di senapa, che è una cosa inconsistente, talmente piccola che non ci si fa caso. In realtà quando lo si semina, questo seme di senapa diventa talmente grande fra gli ortaggi che è la cosa più grande che cresce in un orto, fino ad arrivare a 3 metri. Alla sua ombra, anche qui, gli uccelli del cielo possono ripararsi, addirittura fare dei nidi. E sappiamo appunto dalla tradizione dell'Antico Testamento che questi uccelli del cielo si riferiscono a tutti i popoli della terra. Se vogliamo spostarci in questa pienezza del tempo, che è la pienezza in cui Dio ha mandato Gesù Cristo suo figlio, è lui che ha annunciato il regno di Dio, è lui che ha annunciato una nuova istituzione che pur piccola, pur fragile, c'è ancora nel mondo, mentre tutti gli altri regni sono scomparsi, c'è ancora nel mondo, ed è la Chiesa, la quale cresce e cresce in maniera sorprendente in tantissimi luoghi ed accoglie tutti coloro che vanno in qualche misura a depositarsi su di essa. Ecco, Gesù Cristo è venuto in mezzo a noi e ha fondato questo nuovo regno, umanamente parlando, ma di fatto sappiamo che il regno di Dio è qualcosa di ancora più profondo, di più spirituale, di più grandioso, ma riguarda tutti gli uomini, perché tutti sono chiamati ad aprirsi a questa proposta. Ecco, allora questo regno che il Signore Gesù ha annunciato è una cosa piccola, addirittura piccolissima all'inizio, ma col tempo cresce e si sviluppa. Come? Non lo sappiamo esattamente. È per la sua potenza, è per la sua energia interiore che si sviluppa. Poi anche, ecco, che a un certo punto il Signore Gesù, quando compie e completa la sua opera, consegna la sua stessa missione ai suoi seguaci, cioè alla sua Chiesa, ai membri che compongono la Chiesa, perché a loro volta proseguano nel tempo e nello spazio l'annuncio e l'avvento del Regno di Dio, che nel frattempo è già partito e sta crescendo
in maniera sempre sorprendente, e animato ed è guidato dallo Spirito Santo, questo regno di Dio. Prende energia e forza dalla Santissima Trinità, l'amore del Padre, la salvezza operata da Gesù Cristo e l'energia, la santità per opera dello Spirito Santo. Ecco, noi siamo dentro questo cammino ed è bello richiamarcelo all'inizio o alla ripresa, meglio, di questo tempo ordinario. Abbiamo di fronte a noi 24 settimane ancora e ci sarà di mezzo qualcos'altro come le vacanze, Ferragosto e altri momenti o impegni a livello locale. Per noi saranno la festa della Madonna della Cintura, sarà anche la celebrazione del nostro fondatore San Paolo della Croce. Ecco, sono tutti avvenimenti interni a questo lungo periodo che in qualche misura ci solleciteranno un po' a fare il punto della situazione. Noi, all'interno di questa proposta che il Signore Gesù ci ha fatto, dell'accoglienza del suo regno, dell'invito a entrare nel suo regno, a che punto siamo? Pur meravigliandoci delle varie sorprese che questo regno ci manifesta o ci rivela improvvisamente, noi come stiamo collaborando a facilitare la diffusione di questo invito, di questa proposta del regno? Possiamo chiedercelo e possiamo prepararci a rispondere generosamente, in maniera non tanto teorica, astratta, ma fattiva, con quello in cui crediamo e attraverso quello che crediamo con quello che facciamo in maniera coerente. Ecco, allora possa la Beata Vergine Maria, i Santi, San Pancrazio in particolare, accompagnarci in questo cammino di sequela del Signore Gesù, portando in piena consapevolezza nella mente e nel cuore la sua proposta di riconoscimento e di accoglienza del regno che è iniziato già con lui e si propaga nel tempo. A noi è chiesto semplicemente di non ostacolarlo, di non appesantirlo, ma di favorirlo, di sostenerlo con la preghiera. Possa, dicevo, la Beata Vergine Maria confermarci in questa vocazione.